Alle nostre spalle, inquadrata dalla telecamera di Marcello Sani, la bellezza di Firenze, che è storia, tradizione e cultura. Però l'attualità è formata dalle CER, le comunità energetiche rinnovabili. Qui in Camera di Commercio a Firenze si è tenuto un importante convegno che fa il punto della situazione sulle 9 comunità attualmente esistenti in Toscana, la prima delle quali è stata quella della comune di Montevarchi. Andiamo a sentire. Sì, questo è un seminario che organizziamo insieme ad Unione Camere Toscana, parte da Firenze per poi toccare tutte le Camere di Commercio della Toscana. Mettiamo a confronto i modelli, le esperienze delle CER già operative a livello regionale per dare alle imprese della Toscana un punto di riferimento. Sono degli strumenti che ovviamente incarnano la necessità di un cambiamento che tutta la nostra nazione sta ovviamente portando avanti. Naturalmente c'è una collaborazione tra pubblico e privato, la capacità di poter essere ovviamente produttori e consumatori di energia al tempo stesso con delle localizzazioni importanti e il ruolo delle camere che ovviamente affianca nell'informazione attraverso anche lo sportello energia, la possibilità di creare questo cambiamento con ovviamente informazione tecnica ma anche informazione amministrativa. Sì, è un modello a trazione pubblica, quindi primo in Italia che nasce per volontà dell'amministrazione pubblica e poi attraverso un partenariato pubblico-privato ha inserito all'interno appunto un gestore che si occuperà della progettualità, della realizzazione degli impianti e della gestione con tutti gli enti superiori da qui ai prossimi 20 anni. Un modello che si basa sulla fondazione di partecipazione, che è un modello ibrido tra la fondazione classica e l'associazione e che è il modello che garantisce al massimo l'amministrazione e tutti coloro che vi entrano dentro, perché non c'è il rischio di capitale, perché è un capitale autonomo, quindi né l'amministrazione né i soggetti che entrano hanno rischi economici e soprattutto c'è un controllo totale da parte dell'amministrazione per quanto riguarda l'indirizzo della CER, che deve avere sempre una finalità mutualistica che deve portare naturalmente ad una produzione di energia che avrà un impatto importante dal punto di vista ambientale, economico, sia dell'amministrazione ma soprattutto dei cittadini e delle aziende, ma anche sociale. Sì, appunto, dopo un anno che tutti insieme con le comunità abbiamo lavorato per mettere su delle realtà concrete che potessero dare energia a basso costo e rinnovabile, si dimostra che esistono 9 realtà in Toscana distribuite, ma ricordo che uno può tranquillamente allacciarsi da qualunque territorio a qualunque territorio, quindi non c'è una prossimità territoriale, ma tutta la Toscana è disponibile per dare energia a chiunque. E quindi oggi vogliamo concretamente far sapere, uno, alle imprese che esistono queste realtà, cui possono essere già utilizzate, due, al governo, alla regione, alle istituzioni, gli eventuali ulteriori limiti che le stesse comunità energetiche denunceranno per migliorarsi ancora, perché ogni anno dobbiamo avere sempre più energie rinnovabili.